tutti e bentrovati in questo nuovo video. Siamo sempre qui in quarantena, però oggi ho deciso di realizzare un video che diciamo possa darvi uno spunto per creare una vostra diciamo routine per pulire la pelle del viso. In questo periodo io, tra che sto mangiando qualche schifezzina di troppo, tra che sono in fase premestruale, diciamo che ho una pelle un po' malandata, quindi ho un po' di brufoletti diffusi, mi vedo gli occhi anche un po' gonfi, ma credo che sia anche una sorta di reazione allergica, perché di questo periodo insomma tendo ad essere un po' allergica. Comunque sta di fatto che abbiamo proprio bisogno di una rimessa in sesto. Procediamo quindi subito con il prendere la mia scala dolce fascia, in modo che non bagniamo i capelli, e la andiamo a posizionare. Perfetto. Ovviamente, come ogni trattamento, è necessario partire subito con una buona detersione, e io andrò ad utilizzare questo detergente molto delicato di Goovy. Ha un odore molto delicato, mi piace tantissimo, è tipo una specie di nuvoletta, e vado a detergere subito il viso come primo step di questo nostro trattamento. In questi giorni ovviamente possiamo anche ripeterlo più volte se abbiamo tempo, come immagino abbiate, e non sarà che una coccola, un attimo di benessere che ci regaliamo e ci permetterà anche di appunto di rilassarci e di dedicarci qualche minuto di spensieratezza. Dopo aver massaggiato qualche secondo, ovviamente io non ero truccata, fossi stata truccata avrei dovuto prima rimuovere il make up e poi deterzo il viso. Sciacquiamo il viso. Dopo aver sciacquato il nostro viso, andiamo a tamponare. Tamponare ma non strofinare, perché se andiamo a strofinare lì dove abbiamo dei brufoletti, delle piccole infiammazioni, si infiammeranno ancora di più. Invece in questo modo andiamo ad asciugare la pelle, però con delicatezza. Andiamo poi ad applicare con le mani qualche goccia di tonico. Io uso questo qua di Pixi, Glow Tonic. Vado direttamente con le dita e picchietto un po' sul viso. In caso di imperfezioni questo è ottimo, perché va a asciugarle. Se abbiamo qualche brufoletto un po' infiammato andrà a disinfettarlo e a purificarlo. E adesso vi svelo un piccolo trucchetto per poter far dilatare i pori, in modo che possiamo pulirli a fondo, ma senza utilizzare il vapore. Ovviamente è una cosa che può essere fatta di tanto in tanto, ma se facciamo col vapore è meglio. Però a mali estremi, estremi rimedi. Basterà prendere della pellicola, andare a strappare dei pezzi di pellicola, li andiamo ad applicare lì dove è necessario creare un effetto occlusivo. Ricordatevi di lasciare delle aperture per respirare, altrimenti questa sarà la vostra ultima pulizia del viso. Questo tipo di occlusione è comoda anche nel caso in cui non abbiate particolari imperfezioni e avete la pelle delicata, troppo delicata per il vapore, quindi questo andrà a creare un effetto occlusivo senza andare però a riscaldare la zona già sensibile di suo. Preleviamo un altro pezzo e lo andiamo a stendere sulla fronte. Ci vorranno diversi minuti prima di poter avere l'effetto sauna. E restate un po' così finché non sentirete che sotto la pelle inizia a sudare. Trascorsi circa 12-13 minuti, la pelle sotto, non so se si vede, ora iniziamo ad essere abbastanza umidiccia, quindi i pori si saranno dilatati sufficientemente per poter mettere il nostro scrub, questo qui di Alchemilla, e quindi con delicatezza andiamo a fare un'esfoliazione meccanica. Dobbiamo massaggiare proprio così per qualche minuto, in particolare sulla zona T se l'avete
che si ingrassa facilmente, e più delicatamente sulle guance. Insistete un po' di più laddove avete le imperfezioni. E poi sciacquiamo, tamponiamo il viso dopo aver rimosso il nostro scrub, e se avete dei brufolini maturi, mi raccomando maturi, da spremere, questo è il momento giusto. Io diciamo che no, sono abbastanza secchi questi qui, che sono così belli rossicci. Il mio prossimo step sarà di applicare un nose strip di questi qui, questo è di Essence. Non mi fa impazzire, preferisco molto di più quelli di Nivea, ma li ho finiti. Quindi andrò ad applicare questo qui, inumidendo ancora un po' il naso con acqua tiepida. Vado ad applicare questo strip, così che se c'è qualche piccolo punto nero appena formato o comunque da stappare, questo lo farà al posto mio. Mentre ho questo in posa per circa 10 minuti o comunque finché non sento che si asciuga e inizia ad indurirsi, vi descrivo cosa andrò a fare dopo. Dopo voglio fare questa maschera peeling all'acido glicolico per dare un'ulteriore azione levigante al viso. Questo perché proprio da qualche giorno che non facevo la pulizia, e siccome oggi mi sono messa con tutti i sentimenti, la voglio fare fatta bene. Ovviamente quando andiamo a fare questi trattamenti, che sono un po' aggressivi, dopo dobbiamo andare a ripristinare e a restituire alla pelle quella che è la sua idratazione. Quindi non dimenticate di accompagnare qualsiasi trattamento un po' più aggressivo poi ad un'azione sufficientemente idratante. Poi naturalmente vi accorgerete anche da quella che è la risposta della vostra pelle cosa è meglio fare o non fare. Se per esempio dopo il trattamento vedete che la pelle tira, ha bisogno di parecchia idratazione. Se invece vi sembra tutto sommato nella norma, quindi senza particolari sensazioni di tiraggio, potete procedere con una semplicissima crema che va soltanto a diciamo a completare il trattamento e basta. Dunque, io quindi resto ancora in posa con questi. Dopo il trattamento che vi dicevo con la maschera questa qui all'acido glicolico, ne andrò a fare un'altra restitutiva e andrò ad applicare nel dettaglio questa qui di Dr. Organic. Questa è adatta a qualsiasi tipo di pelle, ha un'azione, diciamo, sempre di oil control e detossinante, e quindi è quello che ci vuole dopo un trattamento un po' più aggressivo come quello che appunto andrò ad applicare. Mentre questa la metterò su tutto il viso, sul contorno occhi andrò ad applicare questi patch. Questi sono sempre di Post Quam. Questa confezione monodose di patch contorno occhi è a base di collagene idrolizzato, elastina idrolizzata, edera, betulla, insomma tutte sostanze funzionali che vanno a creare un effetto anti-age, quindi contro l'invecchiamento cutaneo. Andrà a sgonfiare anche la zona del contorno occhi che, ripeto, ahimè, oggi lo vedo particolarmente gonfietto. Ok, i nostri 10 minuti sono passati, il cerotto direi che tira, quindi possiamo procedere alla rimozione. In realtà non c'è molto da mostrare perché, ripeto, è abbastanza pulito il naso. Sciacquiamo appena appena il naso per rimuovere eventuale colla, diciamo, che rimane del cerotto, e andiamo ad applicare la maschera all'acido glicolico. Non è particolarmente imbibita, quindi ci fate una volta e basta. E anche questa la lasciamo su per circa 10 minuti. Sono trascorsi i nostri 10 minuti, andiamo quindi a rimuovere la nostra maschera. Vi devo dire che proprio il brufolino ha pizzicato un pochino, ma è normale essendo a base di acido glicolico. Ah, non vi ho detto, ovviamente questi tipi di trattamenti con gli acidi glicolici soprattutto è bene farli di sera, se poi di giorno ci esponiamo al sole. Ok, fatto ciò, asciughiamo un pochino quello che
il residuo, andiamo ad applicare la nostra maschera escludendo il contorno occhi. Io per comodità uso sempre il mio bel pennellino, non che non si possa fare con questo perché è anche abbastanza comodo, però preferisco col pennello perché la distribuisco in maniera più uniforme. Quindi andiamo ad evitare il contorno occhi perché poi andiamo ad applicare i patch specifici. Dopo aver fatto questo andiamo ad applicare i nostri patch sul contorno occhi. E ora così, bella attirata e rilassata, attenderò che si asciuga la maschera sul viso e poi di conseguenza andrò a eliminare anche i patch contorno occhi. Eccoci qua, sono indurita al punto giusto, inizio quasi a non parlare. E devo dire che questi patch sono molto confortevoli e li preferisco anche di più rispetto a quelli in gel, perché restano molto più adesi, si sente che sono ben imbibiti di prodotto e che agiscono, veramente mi piacciono, quindi questi sono da considerare. Rimossi i nostri patch, adesso con un pannetto in microfibra inumidito con acqua tiepida andrò a sciacquare la mia maschera. Se utilizzate ancora i dischetti usaggetta, quelli di cotone, io vi consiglio di passare a un panno in microfibra perché al di là del risparmio economico, perché questo può essere riutilizzato veramente veramente tantissimo tempo, e quindi al di là del risparmio economico anche il risparmio a livello ambientale, quindi la natura ci ringrazierà se stiamo attenti anche a queste piccole cose. Esistono anche in realtà proprio dischetti fatti così in microfibra, magari possono essere più comodi se volete mantenere dimensioni ridotte o anche per portarli, non so, in viaggio. Ok, quindi abbiamo rimosso tutto, diamo una tamponatura leggera al viso. Ultimi due step, andrò a mettere il mio siero roll-on e la mia crema per il viso di Etherea Cosmetics. Se avete già visto altri video saprete quanto lo adoro, perché con questa pallina di acciaio è molto fresco, quindi va a decongestionare bene la zona e diciamo, con il freddo va a ulteriormente a sgonfiare gli occhi gonfi. Quindi mentre questo si assorbe, intanto andiamo a mettere la crema sul resto del viso. Fate anche un bel massaggino che non ci sta male, che vi farà sentire super rilassate. Ovvio, se ve lo facesse qualcuno sarebbe molto meglio, però visto che siamo a casa da soli o comunque tendenzialmente con un compagno, con una mamma, con un papà che non hanno nessuna intenzione di farci un massaggio, facciamo da soli. Ok, e quindi questo è tutto. Io adesso sciacquo il mio pannetto in microfibra. E stavo pensando che ovviamente se non avete questi prodotti in casa, come immagino insomma che sia, magari vi lascio nella descrizione una lista di prodotti che potete reperire su Amazon, che al momento è diciamo il negozio online che continua a spedire regolarmente, con quelli che secondo me sono i prodotti più adatti che potete appunto reperire su Amazon, con un prodotto per ogni step della pulizia che abbiamo fatto insieme. Così diciamo potete, se non siete attrezzati, potete organizzarvi, fare un unico ordine e dedicarvi quella mezz'ora, quei 40 minuti con tutto il necessario a portata di mano. Io spero di avervi tenuto compagnia con questo video, di avervi dato 4-5 trucchetti che vi possano aiutare a prendervi cura di voi stessi. E nulla, ci vediamo al prossimo video, buona continuazione!